Buongiorno, buongiorno, meteoscienza, stanco ma felice. Guardate dove mi trovo. Sono sulla Rocca San Casto, sopra Sora. C'è la piana a 281 metri sul livello del mare, Frosinone. Qui è il confine con l'Abruzzo. Le montagne che vedete dietro di me è l'Abruzzo, il confine Monte Cornacchia, e questa è la Rocca San Casto, che una rupe calcarea che degrada subverticalmente, praticamente quasi in verticale sulla piana. Ed è spettacolare fare un po' di trekking qua sopra. Qui sono sotto la croce, eccola. Che spettacolo! La giornata è fantastica dopo un diluvio in mattinata alle 9, perché finalmente è arrivato l'Atlantico. C'è stata molta ironia sul fatto che c'erano 30-35 gradi e era il richiamo, l'ultimo richiamo caldo. Adesso arriva l'Atlantico, ci sarà ancora domani un nuovo aumento delle temperature, ma veramente temporaneo, perché poi da domani sera, notte, ancor più martedì, una nuova pesante perturbazione colpirà il nord-ovest con nuove possibili criticità, e poi si apre il cosiddetto canale Atlantico davvero dal nord Atlantico, e le perturbazioni arriveranno in serie questa volta, non necessariamente forti, anzi forse dal punto di vista della distribuzione delle piogge è meglio così. Arriveranno perturbazioni a tratti intense, a tratti più moderate, ma tre o quattro si susseguiranno, e potrebbe tutto questo arrivare fino al periodo del Ponte dei Morti, quindi il primi di novembre. Insomma, è tornato il classico Atlantico dopo tanto caldo. Qui oggi è una giornata stupenda, come sempre capita il sole, dopo che arriva il sole, dopo la pioggia, perché subentra aria più fresca, limpida, il cielo è azzurrissimo, è uno spettacolo. Guardate da qui come si vede perfettamente. Seguite Meteoscienza, tutte i brand di Meteoscienza, i vari social, anche Instagram, e c'è anche TikTok adesso. Vabbè, ci siamo messi anche con TikTok, ma la novità sarà che presto faremo le live chat. Penseremo agli abbonamenti, è il tempo che manca, dobbiamo anche lavorare, ma ripeto, gli abbonamenti anche saranno un modo per poter diciamo sopperire a tutte le richieste, che ne arrivano tante, di avere più risposte a scala locale a quelle che sono le necessità, che le previsioni del tempo, ma non solo, parleremo di tutto, e Meteoscienza farà anche da megafono per chi vorrà far conoscere le propri video, proprie attività, tutto quello che vuole, perché ci siamo una grande community e speriamo bene. E seguite stasera il video sulle previsioni, il maltempo è arrivato, ci sarà tanta pioggia, vedrete. Un abbraccio qui da sopra la piana di Sora, e dietro di me la stupenda rupe San Casto. Io continuo il mio trekking, guardate, sguardo al cielo, un ultimo sguardo al cielo. Ciao ciao.